Buonasera amici, eccoci di nuovo in diretta e siamo tornati di nuovo la sera perché abbiamo fatto due dirette al pomeriggio perché il caro amico Diego Manetti e poi Luca Di Tolve non potevano la sera, ma adesso siamo tornati alle buone abitudini, così diamo anche più opportunità a voi di poterci seguire e siamo tornati all'orario serale. Innanzitutto vi saluto tutti e vi ringrazio ognuno di voi che entra in diretta e ci segue. Ringrazio Don Carlo che si è reso disponibile questa sera per essere nostro ospite. Vi chiedo anche di attivare le notifiche e di condividere questa diretta in maniera che potremo raggiungere più persone ed essere ascoltati, insomma, a macchia d'olio, spero. Il titolo di questa sera è dedicato a San Giuseppe, perché siamo nel mese di San Giuseppe, perché con Don Carlo domani partiremo, andremo a Medjugorje, lui sarà la nostra guida spirituale e festeggeremo proprio Medjugorje e San Giuseppe. E ho voluto aggiungere San Giuseppe, uomo giusto, padre e marito da imitare per avere una famiglia unita e felice, proprio perché secondo me è il riassunto di quello che è stato San Giuseppe e di quello che purtroppo manca nella nostra società oggi. Quindi, cari amici, adesso voglio proprio iniziare subito con le domande e vorrei chiedere a Don Carlo, partendo dalla purezza di San Giuseppe. Lui, insieme alla sua amatissima sposa Maria, ha vissuto la castità matrimoniale. Vuoi parlarci, caro Don Carlo, dell'importanza della castità in un rapporto di coppia e nel sacerdozio? Spiegaci quindi questa importanza perché noi siamo immersi in un mondo ipersessualizzato che ha tolto ogni sentimento in un atto che dovrebbe essere di puro amore. Abbastanza impegnativo, ma cerchiamo di portarlo nella semplicità il più possibile, pur nella profondità del mistero, no? La figura di San Giuseppe è una figura molto bella perché vive una situazione molto, da una parte, molto normale, come tutte le famiglie, come tutti i padri, come tutti gli sposi, dall'altra molto speciale, come sappiamo, perché è il terzo componente della Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, appunto. Come ha vissuto Giuseppe? Ecco, com'è la sua dignità, la sua santità, la sua purezza, come la vogliamo chiamare? Partendo da Maria, che sappiamo è conosciuta per la sua maternità, ma anche verginità in contemporanea, no? Maria sempre vergine, diciamo così, perché come hanno detto i padri, anche lo dice un dogma della nostra fede, Maria è sempre rimasta vergine sia prima che durante che dopo il parto. Già questo a noi pone un grosso problema, no? Perché sappiamo, conosciamo come vive una donna, la maternità, eccetera. Se noi ci rifacciamo al capitolo primo di San Luca, quando l'angelo le appare, dice, tu diventerai mia madre, ma io non conosco uomo, non conosco uomo. Non ti preoccupare, lo Spirito Santo ti renderà feconda e colui che nascerà sarà figlio di Dio. Ma io, ecco, allora dice, è una cosa molto, molto speciale, molto fuori dall'ordinario. Mi sembra, avrà fatto le sue obiezioni Maria e l'angelo dice, guarda, vedi anche Elisabetta, pur essendo avanti degli anni, fuori già dal tempo della fecondità, della fecondità appunto, e sta aspettando un bambino, è già al sesto mese questo bimbo, perché nulla è impossibile a Dio. Ecco, le leggi umane, sappiamo che c'è uno, che è la fonte della legge, ma anche colui che al di sopra e oltre la legge naturale, no? Per cui, quando noi diciamo anche nel Benedetto dopo la benedizione eucaristica, Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, dobbiamo ricordare che anche Giuseppe è stato chiamato a vivere questa speciale paternità. È diventato padre adottivo o anche putativo, termine che si usa, io preferisco adottivo, che mi sembra più
bello, consono, no? E questo ci dice che in un legame matrimoniale questa famiglia diventa un modello di vita per ogni famiglia, no? Perché in ogni famiglia va vissuto l'amore vero, che è quello che vive la gente che prende marito o moglie, come dice Gesù, ma c'è anche una castità tra gli sposi, che è quella del rispetto reciproco, che va oltre l'intimità della coppia, che comprende soprattutto, per esempio, la fedeltà, comprende il valore dell'indissolubilità e l'apertura alla vita, se si è in un periodo fecondo della vita. Per cui nessuno dei due deve mai diventare oggetto di piacere, ma devono trovare insieme quella comunione d'amore che va anche oltre il sesso. Ecco, allora siamo tutti chiamati a guardare questa famiglia, perché ha da dire a tutti, a sposati e coniugati e anche a celibi o anche consacrati, quello che sono i valori fondamentali che legano delle persone credenti. Poi c'è chiaramente anche la castità sacerdotale, che è vissuta soprattutto attraverso il celibato, c'è la verginità consacrata di chi consacra la sua vita nei voti di povertà, castità e obbedienza, no? Quando io parlavo ai fidanzati dicevo chiaramente questo: c'è una differenza tra noi, diciamo, sacerdoti, voi che vi sposate, però allo stesso tempo non è così grande, perché sono due modi diversi per arrivare a Dio. Ognuno di noi deve diventare l'altro il mezzo per arrivare a Dio. Sono gli unici due stati di vita, coniugale e consacrato, che sono dotati, tra virgolette, di un sacramento, no? Il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio. Le due vie si percorrono sempre solo per amore e per chi è, diciamo, è nella vita di coppia, significa un unico amore esclusivo, gratuito, chiaramente, e oblativo, no? Ma anche chi si consacra a Dio, per lui Dio o Gesù, diciamo, e diventa il destinatario dell'amore della propria vita, dedicata completamente a lui in maniera esclusiva, gratuita e oblativa. E questo lo dobbiamo tenere presente, perché la vita, sia coniugale che consacrata, ha appunto dotata di questo sacramento che le rende sacre, l'altra persona diventa sacramento per arrivare al Signore, mezzo segno efficace di una grazia ricevuta dal Signore, una vocazione più che altro, no? È vero che noi, chi si sposa, per esempio, dice sì, lui, mio marito, mia moglie, eccetera, io sono stato bravo, l'ho individuato, l'ho incontrato, eccetera, ma non dimentichiamo mai che chi ha pensato a noi fin dall'eternità è il Signore stesso, è il Signore che ci ha messo sul cammino della nostra vita, quella persona, e che ci ha aperto gli occhi per dire: guarda, forse la persona che ho preparato per te, forse la persona che ho preparato per te, ecco, questo nello presente. Per adesso, altro? Bene, io penso anche che comunque il dovere di ogni coniuge è quello di portare alla salvezza eterna l'amato, e quindi questo è proprio il compito del coniuge. Ma andiamo avanti. Nel titolo ho scritto Uomo giusto. Vorrei, caro Don Carlo, soffermarmi su questo aspetto, insieme a te, su questo aspetto che ha reso la figura di San Giuseppe unica. Nella sua giustizia, San Giuseppe ci ha insegnato la bellezza nei rapporti che portano ad una vita di pace. Sì, la giustizia porta alla pace. E noi, purtroppo, che siamo immersi in una realtà dove è stata tolta sia la giustizia che la pace, abbiamo bisogno di ricordarne l'importanza e fare di tutto per imitarne l'esempio. Ci vuoi parlare della giustizia, dell'essere uomo giusto di San Giuseppe? Sicuramente, è un bel titolo. Proprio Giuseppe è definito uomo giusto. In effetti, nel Vangelo di Matteo, quando si narra appunto
di Giuseppe si racconta che era uomo giusto e giusto che non voleva, quando si è accorto che Maria era, a cui era solo promesso sposo, ma non erano ancora andati a vivere insieme, si accorge che era in attesa, no? E allora Giuseppe, definito uomo giusto, non voleva licenziarla per fare così, fargli fare una brutta figura, eccetera, eccetera, ma decise di licenziarla in segreto, dice il Vangelo. Ecco, quando diciamo uomo giusto, non dimentichiamo che la parola giusto nella Bibbia vuol dire santo, cioè un uomo retto, un uomo attento, un uomo generoso. E questo ci fa capire come si è preparato alla sua vocazione anche lui, no? È stato chiamato a accudire, a aver cura di Maria, a aver cura del figlio, e si è dedicato pienamente, pur in mezzo al suo lavoro, no? A aver cura. E dobbiamo immaginare la sua presenza così, molto che accudisce, che sta vicino, che corre dietro ai bisogni, cerca di offrire il meglio di se stesso, no? Allora vedete che c'è questo passaggio dalla sua comprensione del suo ruolo al viverlo pienamente. A lui è stata affidata Maria e ai due è stato affidato Gesù. Poi Giuseppe, diciamo, coltiva anche un altro ruolo, che era quello di essere il continuatore della genealogia umana per Gesù. Gesù, ecco, figlio di Dio, che ha avuto la carne da Maria, proprio dello Spirito Santo, però è inserito in un popolo concreto, in una tribù concreta. Ecco, Giuseppe, difatti c'è nella pagina sempre di Matteo, genealogia di Giuseppe, eccetera, eccetera, da cui ecco, che ha sposato Maria, da cui è nato il Cristo. Possiamo immaginare un po' questa cura che aveva. Per lui erano due tesori grandissimi, la Vergine Maria, e che aveva da compiere una missione grande, appunto, e soprattutto il pargoletto Gesù. E questo ci dà un grande insegnamento: aver cura l'uno dell'altra nel matrimonio, gareggiare, per esempio nello stimarsi a vicenda, quando si ha qualcosa da dire, ecco, dirlo a parte, non aspettare che uno sia stanco oppure non c'è disponibilità, cercare il momento più adatto, perché noi dobbiamo recuperare la persona, avere cura anche della sua e della nostra intelligenza, come abbiamo cura della nostra casa, della nostra dimora, e come dovremmo aver cura anche del creato che ci circonda. Per cui, se noi abbiamo cura di noi stessi, anche del nostro corpo, non dimenticando mai che anche il nostro corpo è importante, è il tempio dello Spirito Santo, dobbiamo curare il nostro spirito e tutta la nostra esistenza, perché sia secondo i disegni di Dio stesso ha voluto. Certo, aver cura del creato, che non è ecologismo, anche perché non bisogna dimenticare che non dobbiamo sottomettere al creato il creatore, ma viceversa. Comunque, continuando sul titolo, perché lo voglio sviscerare insieme a te, ho scritto padre e marito da imitare per avere una famiglia unita e felice. Perché ho scritto questo? Purtroppo l'uomo di oggi ha dimenticato tanti aspetti importantissimi del rapporto di coppia, che San Giuseppe invece ci ha fatto vivere, diciamo, conoscendo la sua vita. San Giuseppe con Maria era mite, sottomesso a Dio, ha cresciuto Gesù con amore, lavorava e accudiva la sua famiglia. Non ha mai tradito Maria, la sua sposa. Ecco, se facciamo mente locale e ognuno di noi pensa alla propria famiglia, tutti possiamo sicuramente vedere che uno o più punti di quelli che ho appena citato mancano nel nostro rapporto di coppia. E secondo me è questo il motivo per cui tante coppie sono in crisi. Ci vuoi parlare dell'importanza dell'attenzione reciproca e del fare ognuno il proprio pezzo, pensando al vero bene della nostra famiglia, che poi
è anche il nostro vero bene, sia da un punto di vista umano che spirituale. Sì, ecco, teniamo presente che al di là del bene di ognuno dei componenti della famiglia, quello che ambedue, qui marito e moglie, devono avere soprattutto a cuore è il bene comune, no? Il bene comune vuol dire la stessa, il legame che chi è credente ha consacrato ai piedi dell'altare, ha chiesto a Dio che sia lui a cementare questo amore, no? Che vada oltre la fragilità umana. Per cui marito e moglie devono mettere al primo posto l'altro, perché se uno cerca di mettere se stesso egoisticamente è già votato alla crisi, al fallimento. San Paolo diceva di accogliersi a vicenda e gareggiare nello stimarsi a vicenda, no? Dobbiamo accettare anche le diversità, per esempio la diversità uomo-donna, ognuno ha la sua psiche, la sua modo di essere, e uno deve cercare di conoscere l'altra persona anche in questi aspetti. Poi questo ci aiuta a perdonarci con generosità. Non dice il Vangelo, non tramonti la Bibbia, no? Non tramonti mai il sole sulla vostra ira, no? E cioè, quando vediamo che c'è la tensione, magari se immaginiamo che il discorso invece di avvicinarci ci allontana, aspettiamo un attimo, ci diamo del tempo, no? Però è importante poi riparlarne per non tenersi dentro quello che ci sta facendo problema. Va affrontato insieme. Ognuno deve poter esprimere il suo punto di vista e ognuno di noi fare il possibile per cercare di entrare nel punto di vista dell'altra persona, no? Come lo vedo, no? Non arroccarsi. Se vedono i figli nostri vedono che c'è questa armonia tra papà e mamma, questo dà loro molta gioia e dà una sicurezza, aiuta molto la loro crescita, perché li va modellando sapendo che loro sono una forza per il figlio, per la figlia. Se invece uno dei due, per esempio, l'assista, l'altro è autoritario, è chiaro che il figlio va verso dove trova più facile ottenere quello che vuole, no? Allora è meglio magari sbagliare insieme anche nel campo educativo, ma avere una voce sola in modo che il figlio sappia come muoversi, no? Poi, allora, poi San Giuseppe sappiamo che ha vissuto in maniera spettacolare il suo ruolo, no? Perché ha vissuto sempre nell'ombra, ha fatto emergere soprattutto la missione del figlio in primo luogo e poi la missione di Maria, ed è grande per la sua umiltà. Quando diciamo questo sembra un controsenso, no, perché l'umiltà è quella che rende belle tutte le altre virtù. Tutte le altre virtù senza l'umiltà decadono. Invece quando c'è l'umiltà è la virtù più apprezzata dal Signore, perché anche Dio che era Gesù che era Dio, come dice San Paolo, si è svuotato di se stesso per assumere la nostra natura umana, simile in tutto a noi, eccetto il peccato, evidentemente. È la virtù dunque che ci avvicina di più a Dio. E allora, pensando a San Giuseppe, direi tante qualità: un grande lavoratore, sicuramente un ottimo educatore, uno sposo molto attento e fedele, un padre affettuoso e un padre che nella semplicità e nell'umiltà e nel silenzio approva e rispetta e segue la missione del figlio. Quello che lo chiamiamo patrono delle famiglie, San Giuseppe, no? Come è patrono anche della Chiesa universale. Se vi capita di trovare magari in internet, cercate, c'è una bellissima preghiera a San Giuseppe, scritta dal mio concittadino San Giovanni XXIII, molto bella e molto tenera, San Giuseppe. Bene, cercheremo questa preghiera allora. Senta padre, San Giuseppe e Maria ci insegnano i ruoli di essere uomo e donna, proprio oggi dove si vorrebbe togliere l'identità di genere, quindi l'essere profondo e naturale di ogni persona.
Ci vuoi parlare un po' di questo argomento che insomma va di moda purtroppo e sta entrando, più che andare di moda, si sta cercando di entrare proprio nella coscienza dei nostri giovani, deviandoli. Ci vuoi dire qualcosa in questi termini? Certo, sì, si può aggiungere qualche piccola cosa, no? Perché è un argomento abbastanza, sì, molto attuale e forse purtroppo sarà anche di più, no? Per queste differenze che si mescolano come se fosse un gioco, no? Assolutamente no. Quando Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò, maschio e femmina li creò. Cioè, ambedue sono immagine e somiglianza di Dio, ma ognuno di loro ha dei ruoli ben diversi e complementari, pari nella dignità, ma anche complementari, no? Ecco perché tra loro c'è questo legame, tra loro c'è l'attrazione, eccetera, eccetera. Perché ognuno completa l'altro e ognuno porta la sua ricchezza, perché la varietà può portare la ricchezza. E allora è importante vivere bene la propria identità, anche sessuale, perché è quella con la quale noi siamo nati nel disegno imperscrutabile di Dio. Non abbiamo scelto noi di nascere, no? Ci siamo trovati il dono della vita tra le mani e tocca a noi giocarcelo al meglio, sia come uomo che come donna, sapendo che ognuno può dare moltissimo, sia alla Chiesa, sia al mondo, sia come ringraziamento a colui che ci ha voluti su questa terra. E guarda padre, oltre all'identità di genere ben definita, riportandoci a uomo, donna, Dio li creò, San Giuseppe e Maria ci insegnano anche il concetto di famiglia, proprio loro che hanno vissuto la Sacra Famiglia. Se noi oggi vivessimo come loro ci hanno insegnato, secondo lei padre, le nostre famiglie rimarrebbero unite nell'amore reciproco e per i propri figli? Ma certo, io penso proprio di sì, beh. Se noi solo guardiamo i nostri genitori, i nostri nonni, per una famiglia, a parte che molto lavoratrici, erano molto impegnate, e tanti figli, no, eccetera, per cosa che li reggeva? Non sicuramente l'interesse materiale, non sicuramente la posizione sociale, li reggeva proprio un amore molto disinteressato e gratuito e la ricerca del vero bene l'uno per l'altro. Questo deve essere sempre presente ed è quello che dobbiamo recuperare oggi giorno quando purtroppo gli avvenimenti ci parlano di tante coppie scoppiate, tra virgolette, di cambi di persone come se fossero un abito che uno si pone, no? Cioè la scelta è importante, pensarci bene, chiedere nella preghiera che il Signore ci aiuti e poi un salto di qualità, che la più bella libertà che possiamo prenderci è quella di rinunciare alla nostra libertà per compiere la volontà di Dio e mettere le nostre mani la nostra vita anche con il rischio di affrontare la difficoltà con un'altra persona, ma quando c'è la preghiera e il desiderio di camminare secondo il disegno di Dio, le difficoltà vengono superate facilmente. Certo. Ci vuoi parlare anche del Sacro Manto di San Giuseppe, che è una preghiera importantissima dove, insomma, sappiamo bene che San Giuseppe dà grandi grazie, ecco, vuoi approfondire un attimino questo? È molto interessante questo, perché anche per me è stato, lo avevo sentito ma non l'avevo mai approfondito, e su questo mi riservo magari di un'altra circostanza, perché non vorrei liquidarlo in due parole, però ho provato che ci sono, a parte quello che è, diciamo, la narrazione del fatto, cioè, ho visto delle invocazioni a San Giuseppe meravigliose, no? Che è come litanie, noi conosciamo litanie lauretane, ma ci sono decine di litanie, non solo invocazioni singole, ma proprio un insieme di invocazioni diverse secondo
a cosa sono riferite, a quale santuario, non so, Loreto, eccetera, oppure quale ordine religioso, i carmelitani, i domenicani, eccetera, se sono a sfondo biblico o a sfondo, diciamo, ecclesiale. E così anche di rievocazione Giuseppe, diciamo che per assimilazione anche Giuseppe la possiamo invocare in mille modi. C'è un libro che io ho, che in questo momento non ho portato in mano, ma ce l'ho, che è di un sacerdote salesiano che ha scritto un libro proprio su San Giuseppe, che riporta un po' tutte queste invocazioni e anche queste tradizioni. E poi ha composto lui un'invocazione a San Giuseppe sulla falsariga dell'Ave Maria. Ave Giuseppe, padre adottivo di Gesù, sia santificato il tuo nome, e poi che il regno di Dio venga, che sia fatta la volontà di Dio in cielo e in terra. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, prega per noi che siamo peccatori e aiutici. Insomma, praticamente sulla falsariga dell'Ave Maria, quando lo trovo ve l'offro. E chi andasse alla mia vecchia parrocchia, chi è di Torino, andasse alla mia vecchia parrocchia di San Giorgio Martire, entrando a destra c'è la statua bellissima di San Giuseppe, e ai piedi della statua deve esserci questa immagine che io ho fatto fare, la preghiera che ho fatto stampare. Guarda, Don Carlo, a proposito della tua vecchia parrocchia di quando eri a Torino, adesso hai cambiato regione, ti ho chiesto tantissime volte di venire a Medjugorje, ma tu non eri mai pronto. Adesso che sei andato a vivere lontano, così per una coincidenza incredibile, perché come diceva un altro amico sacerdote, non esistono le coincidenze, ma esistono le bioincidenze, il 19 marzo, quindi fra pochi giorni, io e te, perché sarai la nostra guida spirituale, saremo a Medjugorje e festeggeremo proprio in quella terra benedetta questa importante festa, il santo più importante dopo Maria, che ci porta a festeggiare anche i nostri papà, sia vivi che in cielo. Quindi pregheremo in modo particolare sia per San Giuseppe che per i nostri papà, certi che a Medjugorje ci sentiremo spiritualmente a loro uniti ovunque siano. Però, proprio perché festeggeremo insieme io, te e i nostri amici che verranno con noi a Medjugorje, San Giuseppe, vorrei chiederti, proprio te, in qualità di sacerdote, che non ti sentivi pronto a fare questa esperienza di Medjugorje, quando pochi mesi fa l'hai, come dire, vissuta, stai già ritornando. Perché questo cambiamento? Che cosa ti ha colpito a Medjugorje? Non mi aspettavo questa domanda. Ma diciamo, mi è venuta così. Diciamo che era anni che desideravo andare, avevo resistito, perché c'era una doppia movimento in me, c'era una grande attrattiva perché mi incuriosiva la cosa, no? E tanti racconti di chi c'era stato, allo stesso tempo un timore, perché è come, non so come dire, di essere troppo coinvolto, non so come dire, no? Fa ridere la cosa un po'. Se ci penso viene da ridere. Ma già, per esempio, l'avevo già decenni fa, ancora i primi tempi, dell'apparizione di Medjugorje. Un mio amico carissimo che viveva, ha lavorato decenni in Vaticano, e aveva a sua volta un amico carissimo, un sacerdote messicano, che poi è diventato padre spirituale del Pio Collegio, Pontificio Collegio Messicano di Roma, che era molto messicani, molto devoti alla Madonna di Guadalupe, eccetera, eccetera. Sono stato anch'io un paio di volte. E l'ha accontentato, no? Poi quando è andato lì, ho chiesto, tipo, ma cosa ne dici di questi fatti qui? Lui mi ha detto semplicemente questo. È chiaro che la Chiesa, ma siamo agli inizi, agli anni 90, la Chiesa va con prudenza. Io ho notato una cosa, due cose anzi, che lì tantissima gente si prega, si confessa e
si confessa e si converte. E siccome Gesù dice nel Vangelo che dai loro frutti li riconoscerete, mi ha detto, tira tu le conclusioni, 2 più 2 fa 4. Per cui io non ho ancora la chiarezza assoluta, non posso dire, non è il mio campo, nel senso che non tocca a me in questo momento. Però io ho notato questo, da quel giorno mi aveva incuriosito, devo andarci, ci ho impiegato un po' di anni dal secolo scorso. Comunque adesso andiamo per la seconda volta. Questa dimostrazione che è Maria che chiama, i tempi sono suoi, quindi assolutamente quando noi ci sentiamo chiamati cerchiamo di rispondere a questa chiamata, perché comunque secondo me essere ai piedi di Maria è la cosa più importante al mondo, e quindi non dobbiamo perdere questa occasione. Se vuoi aggiungo già questo, che io sono andato lì, non ero prevenuto assolutamente, ero curioso, era un po' così, no? Mi ha colpito moltissimo, anzitutto la preghiera, tanta gente che prega tantissimo, proprio seconda, la gente che viene da tutte le parti del mondo, ma è incredibile, no? Che c'erano anche lì nel nostro hotel, c'erano da Parigi, dall'Ecuador, dalla Colombia, ho fatto anche amicizia, chiaramente con lo spagnolo mio. E poi pensavo, una delle piccole dubbi che avevo, ma sarà pieno di vecchiette, no, era pieno, è pieno di giovani, di ragazzi, di fior di giovanotti, cioè, capito? E anche famiglie giovani, bambini in spalla per il papà, mamma, cioè, capito? Sono rimasto colpito da questa effusione dello spirito, una cosa incredibile, l'universalità della chiamata, è la Madonna che chiama da tutte le parti del mondo. Mi sono trovato proprio molto, molto a mio agio. Assolutamente d'accordo, è quella cosa che sorprende, perché le persone in generale immaginano la fede come qualcosa di noioso, ripetitivo. In realtà non si rendono conto le persone che la fede è in realtà un qualcosa di completamente gioioso, completamente sempre nuovo. E invece il male e il peccato che è ripetitivo ed è un qualcosa che ti oscura il cuore. La fede ti dà gioia e ti dà vita. E questa gioia e questa vita, l'hai raccontato tu, l'hai sperimentata a Medjugorje vedendo famiglie giovani, bambini e bellezza in tutto quello che c'era, ecco, da vivere. E poi anche di vedere tanta gente, no, che ti saluta, non ci siamo mai visti, sorridenti, le vedi dipinte in volto la gioia del credere proprio, no? Certo. Poi ho visto dove sono i confessionali, 80-90 sacerdoti in contemporanea, ma chi ha mai visto uno spettacolo così davanti al confessionale? Cosa incredibile, cioè, certo. troppe le cose che mi hanno riempito il cuore. Sì. Scusatemi, mentre parlavamo di Medjugorje mi stavano chiamando da Medjugorje, quindi ho solo risposto che richiamo subito. Allora io, a proposito di Medjugorje, faccio un invito, proprio perché domani partiamo, quindi oramai per questo no, ma chi desidera venire con noi, il prossimo pellegrinaggio lo faremo dal 29 aprile al 3 maggio, quindi saremo lì per il 2 maggio, e se volete maggiori informazioni potete scrivermi. Quindi, caro Don Carlo, ti mando subito a dormire, perché domani dobbiamo essere belli riposati per questo bellissimo viaggio che ci attende e per vivere veramente questi giorni di paradiso, li chiamo io, quando si arriva a Medjugorje. Chiedo agli amici che ci ascoltano di attivare le notifiche e condividere questa diretta. E però prima di andare a dormire, Don Carlo, ti chiedo se ci guidi in una breve preghiera e se ci dai la benedizione. Certo, sicuramente. Allora, citiamo un'Ave Maria e poi vi do la benedizione con molta semplicità. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace, vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie Don Carlo, a te dico a domani, agli amici che ci seguono dico a giovedì prossimo per la prossima diretta, e ringrazio tutti, ma in particolare te, perché come dice la Mamma Celeste, l'ha detto per anni durante i messaggi del 2, voi sacerdoti siete i suoi figli prediletti, quindi che dire, una grande grazia poter avere delle vostre... la vostra presenza e comunque come questa sera le vostre riflessioni, le vostre meditazioni. Grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie a chi ha collaborato per questa trasmissione e che il Signore accompagni e benedica tutti quelli che la vedranno, l'ascolteranno. Ok. Chi ha collaborato si chiama Giovanna, che salutiamo. Grazie Giovanna, grazie, grazie. Ciao. Ciao, grazie.